Ciao ragazzi, sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo Scopriamo, per scoprire insieme a voi Dwarrows, un titolo ibrido che comprende sia elementi di base building, ovvero di costruzione di strutture, sia elementi di esplorazione. Crea la tua città. E vabbè, la solita Falcolandia, per la megalomania estrema. Falcolandia Village. I personaggi sono, vabbè, Tonino, no, questo è Marcellino, più che Marcellino. Poi c'è zio Tonino. E poi c'è Gloia. No, Gioia, semmai. Ecco. Ah, Marcellino è un nano questa volta. Gioia è un architetto. Perché non c'è quella femminile. Per ora. E poi è un. Mentre Tonino è un mezz'uomo. Vabbè. Addentriamoci. A tanto tempo fa, gli elfi del legno avevano un posto che chiamavano casa. Era l'unico posto che conoscevano. Finché un giorno, un disastro non li costrinse ad andar via da casa loro, dalla loro terra, insomma. Senza nessun posto dove andare, vagarono per le lande desolate in cerca di una nuova casa. Cercando di adattarsi, di lavorare e di vivere pacificamente con le persone che li ospitavano. Ma nessuna poteva essere ancora definita casa, e con gli elfi del legno ormai sparsi per il mondo, c'era veramente bisogno di una casa, ora come non mai. La regina Solazia, un'alta elfa, un grande leader che regnava su questa enorme serie di nazioni. Dunque, vabbè, aiutò gli elfi del legno e li aiutò insomma, a organizzare un accordo con le persone conosciute come i Nabo. I Nabo avevano un sacco di terre e foreste che erano proprio lì. Pronte per gli elfi del legno. I Nabo erano felici di dare il benvenuto agli elfi del legno, come loro nuovi vicini. Vabbè, in sostanza vi ho risparmiato l'ultima parte perché era veramente una sequela di ripetizioni. In sostanza siamo incaricati di rimettere a nuovo una certa parte del territorio, vista le nostre grandi abilità di costruzione. Qualcuno cercherà di impedircelo? Speriamo di no. Ma in sostanza è un cesso di posto che noi dovremmo rendere vivibile. In sostanza, ecco. Ma fanno tutti uno più schifo dell'altro. Allora, noi siamo in possesso di questo territorio adesso. C'è addirittura un sindaco che sembra uscita dal 1994, ma in realtà è nel Medioevo. Ma io non ci voglio parlare con questa. Voglio andare in giro con Tonino e vagare e cercare cose, visto che dobbiamo ricostruire un po' tutto quello che c'è da ricostruire. Niente, devo andare a parlare con la diva per forza. Allora, la signora mi ha dato delle pietre comunicative attraverso le quali, in pratica, dei cellulari del Medioevo Fantasy, ecco qua, di questo universo così particolare. Devo darne una a lei, dargli il Talk Rock. Allora, il prossimo obiettivo con Gioia, che a quanto pare è una grandissima costruttrice, è quello di riparare una sorta di raggio identificativo, una sorta di faro. Lui è una sorta di esploratore che fa cose, ma penso che sia semplicemente il viscido del villaggio. Ecco, perfetto, io sono ufficialmente rincoglionito. Allora, salgo su. Era tutto un abile piano del viscido per nascondermi nell'angolino e approfittare poi. Vabbè, insomma, andiamo. Salta come Spider-Man la signorina. Tiè. Con molta calma perché se cado adesso è la fine di ogni cosa. Ok. Stiamo riparando. Talento naturale. Allora, adesso mi hanno detto che io devo andare a raccogliere cose. Per cui, intanto prendiamo la legna. Quindi c'è anche un sistema di raccolta piuttosto significativo. Dovremmo raccogliere risorse, costruire cose. Io spero che. Al di là di. Sì, però Piale, ci stai davanti. Capisco, Tonino, che ci vedi poco con tutta quella barba, però.
Allora, adesso che ho i materiali, devo costruire una tenda. E la tenda la posso costruire dove mi pare. Massima libertà? Ma la metto qua, che è più comoda. Adesso serve un punto per far crescere del cibo. E va bene. Ok, e lo mettiamo qua. No. Lo mettiamo qua. Così. La costruzione è fatta bene. Allora, mi ha dato un dispositivo che praticamente è una sorta di braccio da rabdomante. Però per i tesori. Ah, diventa rosso anche questo. Ho capito, ma quindi. Ah, vabbè, appare da sé. Ok. Adesso non si capiva una cippa di quello che. Bene. Che ci sta di tutto sto casino per trovare che cosa? Un po' d'oro, vabbè. Allora ne è valsa la pena, vabbè. Bene. Sì, vabbè, te passa la voglia però per quanto ci vuole. Allora, si è attivato un portale di trasferimento, a quanto pare. Che ci servirà per muoverci. Però ovviamente. Non ne abbiamo altri. Il mondo sembra essere abbastanza vasto. Io mi butterei un attimino. Allora, prendiamo lui. Tonino. No, Marcellino. Tonino lo abbandoniamo al suo triste destino. Tanto. Marcellino non corre. Vabbè, è un po' appesantito in effetti. Per cui rimaniamo su di lui. E andiamo a vedere cosa offre il mondo fuori. Perché. Oh, abbiamo fatto il tutorial. Abbiamo sbloccato le funzioni di base. Sappiamo fare tutto. Costruire, raccogliere, trovare tesori. Mo' però. Sarebbe ora di mettere a frutto. Ma tipo, sti alberoni li taglia? No, fa finta. Benissimo. C'è un mondo da esplorare. Dove ci porterà? Ho paura di scoprirlo. Un pochino. Sto trovando cose un po' ovunque, ma. E io posso passare tranquillamente da uno all'altro quando mi pare. Senza alcun tipo di problematica. Noto però che le mie riserve di risorse sono limitate. Che sembra essere il classico gioco molto rilassante e poco impegnativo. Perché non ho visto ancora un nemico e non mi hanno parlato di combattimenti. Allora, qui è la stanza delle prove. Vuoi entrare con i tuoi compagni? Sì. Ah. Che tocca fa? C'è Mago Merlino sotto LSD. Bene. Vabbè, insomma, ci ha dato il benvenuto a queste prove. Sono delle risorse. 100 risorse da raccogliere. 4 chiavi. C'è roba dentro? I vasi sono tipo pignatte. Si scusa per il casino. Vabbè. Andiamo, andiamo. Allora. Ma la finalità è raccogliere tutti gli oggetti o trovare qualcosa? È stato un frammento di chiave. Ah, bisogna trovare tutte le risorse. Una volta raccolti i quattro frammenti di chiave, saremo finalmente in grado di aprire l'ultima porta. Che ci darà accesso. Facciamo andare lui, va. Che mi sembra.
un attimino più pratico. Allora, bisogna anche farli avanzare simultaneamente. Ah, serve anche lei. Due tengono aperto e lei passa. Comunque è il classico gioco rilassante, finalizzato all'esplorazione e nulla più. Esplorazione e costruzione per vivere mirabolante avventura, però senza spargimenti di sangue, in sostanza. Che alla fine ci sta, ogni tanto qualcosa di un po' più leggero, specialmente... Diciamo che la sensazione è che sia un gioco... Ah niente, non... Che sia un gioco particolarmente adatto magari ai più piccoli. Perché sembra un'esperienza molto rilassante e leggera. Magari i più grandi faticheranno a farsi coinvolgere, però... Se mi immaginassi un cuginetto o un nipotino e lo volessi avvicinare a delle esperienze un pochino... questo magari potrebbe essere quantomeno adatto come contenuti. Si è aperto? Sì, ok. Vabbè, lascia chiusa, ma che ce frega. Bene, allora qui andiamo di qua. Gioco particolare comunque, devo dire. La fontana dell'LSD, bene. Trasporta qui i compagni. Io il giorno che mi abituerò a dover premere Y sarà sempre troppo tardi. Sarei curioso di sapere che cosa succederebbe se trovassimo tutto, ma credo che ci vorrà un po'. E credo che bene o male un'idea ve la siate fatta, per cui direi che potremmo per ora anche fermarci qua. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, perché il gioco è effettivamente diverso da tantissime altre cose che abbiamo giocato ultimamente. Non è certo il capolavoro che tutti attendevamo come nuovo messia videoludico, però, ripeto, con un target ben preciso può anche fare la sua porca figura. Per cui fatemi sapere, io vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento. Alla prossima!